Allora, adesso vediamo come realizzare dei rampicanti che sono tanto belli messi su un caseggiato. Per fare i nostri rampicanti possiamo utilizzare per il nostro tronco possiamo utilizzare alcune due tipologie di materiale. Uno è questo. Che cos'è? Sono le solite nostre radici che troviamo facendo le nostre passeggiate nei campi veri. Oppure, come si diceva prima, il nostro lichene. In qualsiasi caso, sia che si utilizzi il lichene, sia che si utilizzi la nostra radice, bisognerà creare sempre una composizione. Perché? Perché è difficile che una pianta, una radice o il nostro lichene vada bene così com'è. Per fare il nostro rampicante possiamo costruire il tutto con il lichene. La prima cosa che dobbiamo fare prima di incollarlo, dobbiamo provare quello che potrebbe essere la nostra composizione. Per vedere se ci può piacere o meno. Poi, se la nostra composizione ci piace, a questo punto possiamo procedere all'incollaggio. L'incollaggio usando del Vinavil, in questo caso Vinavil non diluito in acqua, ma Vinavil puro, oppure possiamo fissarlo con il nostro ciano acrilato. Una volta che abbiamo fissato la nostra composizione, possiamo, in questo caso, cosa facciamo? Gli mettiamo solo dei fiorellini. Adesso sto utilizzando i fiorellini rossi perché sono quelli che ho in questo momento a portata di mano. Però è chiaro che possiamo utilizzare qualsiasi tipo di colore del fiore. In questo caso abbiamo fatto che cosa? Visto che è il fiore rosso, potrebbe essere una pianta rampicante di rose. Utilizzando la radice, il principio è sempre lo stesso. Viene posizionato il tutto prima di incollare. In questo caso la composizione è più complessa, quindi posizioneremo quello che è, chiamiamolo il nostro impianto iniziale dove i tronchi sono più grossi, per poi proseguire con i tronchi più fini. Possiamo metterli così, sì, vanno bene. A questo punto, ovviamente adesso andranno fissati perché altrimenti non possiamo andare avanti nella composizione. Quindi in questo caso utilizzo ciano acrilato che fa prima, non Vinavil, perché siccome la composizione è molto complessa ho bisogno di un qualche cosa che mi asciughi e mi prenda subito, immediatamente. Sempre con il mio accelerante, in modo tale che faccio molto prima. Questo caso potrebbe essere una vite. In questo caso potrebbe essere una vite, potrebbe essere un glicine.
adesso lo teniamo fermo un attimino da questa parte. Teniamo fermo qua. Ok. E poi l'ultimo. Come vedete, sto veramente componendo tutto il mio insieme di tronchi. Tra l'altro la radice ha già, come dire, un colore, un aspetto naturale. Sì, e non necessita la colorazione, tranne nei punti dove ho spruzzato il mio accelerante. Adesso noi abbiamo creato il nostro tronco lampicante. Al massimo potremmo eventualmente magari stuccare leggermente qua, giusto per renderlo più uniforme, però è bello anche in questo caso avere proprio uno sdoppiamento dei vari rami, perché se andiamo a vedere i rampicanti hanno veramente dei tronchi che si sdoppiano e arrivano un pochettino dappertutto, arrampicano dappertutto. Per il verde possiamo utilizzare ancora il nostro lichene. Che in questo caso, ed è l'unico caso in cui io consiglio e utilizzo il lichene, perché ha veramente una struttura, in questo caso per il rampicante, ideale. E poi lo possiamo fissare con il vinavil, possiamo poi chiaramente andare avanti, oppure utilizziamo sempre il nostro foliage. Il foliage personalmente è quello che preferisco, perché innanzitutto possiamo lavorarlo moltissimo. Come vedete posso fare un lavoro quasi femminile, un lavoro utilizzando le pinzette, un cuci attorno e attorcigli attorno al mio tronco, quasi come se dovessi lavorare all'uncinetto. Poi il foliage ha il grandissimo vantaggio che non ho bisogno di colla. Una volta fatto questo aggrovigliamento attorno al mio tronco, basta dare una spruzzata di lacca e il tutto mi rimane fermo. Come vedete, in questo caso faccio passare il foliage sotto. Ecco, a proposito di spruzzare, quando spruzzi l'accelerante non rovina la vernice che hai già dato sulla casa? No, sul colore, allora, sul colore acrilico no, il colore rimane invariato, senza essere rovinato. Utilizzando altri colori, se devo essere sincero, non saprei perché non l'ho mai fatto. Mentre appunto, ripeto, sull'acrilico, tipo questa casa dipinta d'acrilico, non ho mai riscontrato delle cose negative che mi alterano il colore sotto e si rovina il tutto. Al massimo potrebbe formarsi, come in questo caso, un piccolo leggero alone bianco, che in questo caso, essendo la casa molto chiara, non lo notiamo nemmeno.
Se per caso, è chiaro, la casa fosse molto ma molto scura, fosse, non lo so, un nero, è chiaro che questo leggero alone bianco potremmo vederlo. Quindi bisogna utilizzarlo chiaramente anche considerando il colore del nostro caseggiato, però adesso un caseggiato nero credo che siano pochi quelli che si mettono a fare un caseggiato nero. Mentre i caseggiati chiari abbiamo non abbiamo nessun problema. Adesso vediamo un attimino di posizionare questo, e questo qua lo facciamo arrampicare da questa parte. Sì, lo facciamo arrampicare da questa parte, lo teniamo fermo un attimino. Così, ok. Allora, primo un attimino qui, così. Ecco, in questo caso vedete che ho dato una spruzzata molto leggera. Perché? Perché il tetto è leggermente più scuro e quindi ho utilizzato pochissimo accelerante. Possiamo lasciarla così oppure possiamo mettergli i nostri fiorellini, che se gli mettiamo dei fiorellini rossi potrebbero, in questo caso potrebbe essere una pianta rampicante di rose. Possiamo mettergli ad esempio dei fiorellini sul giallognolo, diventerebbe un rampicante di passiflora. Oppure potremmo anche mettergli dei fiorellini viola e in questo caso potrebbe diventare anche una vite. Oppure color lilla potrebbe diventare un glicine. Per fare la nostra uvetta o il nostro glicine, come possiamo fare? Possiamo utilizzare un metodo semplicissimo. Se io prendo un goccio di Finavin, gli faccio colare sopra la mia graniglia vegetale, a questo punto la graniglia vegetale mi assorbe subito. A questo punto prendo l'acqua Vinavil diluita a 50%, faccio cadere una goccia in modo tale che la mia graniglia vegetale assorba molto bene l'acqua e Vinavil, e poi a questo punto cosa faccio? Inizio a lavorarlo così e lo lascio asciugare. Quando è asciutto, se lo lascio appoggiato avremo una struttura che in questo caso, poi lo vedremo nel nostro orto, potrebbe essere un cavolo, potrebbe essere una verza, una pianta d'insalata. Se invece la nostra struttura è molto più irregolare oppure la spezziamo così, questo è un grappolino di uva
o di glicine. Se io lo tingo del colore dell'uva, è ovviamente dell'uva. Se lo tingo, tipo in questo caso un lilla rosato, diventa il mio glicine. Una volta che io ho preparato questo composto e quando è asciutto ho i miei gruppi colorati, posso incollarli in questo caso non lo mettiamo colorato così si nota molto bene e anche se non è colorato possono essere anche quei fiori bianchi che adesso in questo momento mi sfugge il nome che però nei rampicanti ci sono. Abbiamo proprio gruppi di fiori bianchi. Il lichene può andar bene, diciamo come ripiego, perché chi ovviamente non ha voglia di lavorare come ho fatto io, con la costruzione prima del nostro tronco, poi mettergli tutto il fogliame, mettergli tutte le foglioline, il lichene abbiamo visto che è molto più veloce nella realizzazione, però è chiaro che poi l'effetto realistico finale cambia notevolmente, anche perché in questo caso addirittura potrei andare oltre, perché potrei addirittura sfumare il fogliame prendendo un pennello, in questo caso ho utilizzato del foliage molto scuro, potrei con un verde molto più chiaro dargli dei colpi di luce e a questo punto il tutto mi acquisterebbe una tridimensionalità veramente spiccata. Però quello che è importante, quello che ho sottolineato all'inizio è appunto che è importantissimo la presenza e in questo caso di un rampicante proprio per dare rampicante, il nostro vaso di fiori, per dare proprio un aspetto diverso alla nostra casa. Infatti abbiamo visto la nostra casettina prima del nostro intervento nell'applicare il rampicante, adesso questa casa ha cambiato completamente quello che è il suo aspetto. Questo potrebbe essere infatti una pianta rampicante di uva bianca. Però quello che appunto proprio ci tengo a sottolineare è proprio il fatto che un caseggiato con dei fiori, dei rampicanti, dei vasi cambia completamente aspetto. Infatti questa casa non ha nulla con quello che abbiamo visto all'inizio prima della costruzione del nostro rampicante. Ha cambiato completamente aspetto. Diciamo che se arricchita addirittura la casetta.